Quella che vedete è Kramatorsk nel Donbass, la città ancora sotto il controllo ucraino. Questo martedì è stata pesantemente bombardata dai russi. Anche una scuola è stata colpita. La zona si prepara a un'offensiva russa ancora più pesante, il fronte è quello più caldo. I civili, quelli che possono, fuggono in massa per salvarsi la vita. In Occidente è generalizzata la convinzione che il presidente russo Vladimir Putin voglia in primis appropriarsi del Donbass, regione che rappresenta il 20% del PIL ucraino. Oggi i ministri degli esteri della NATO si ritrovano a Bruxelles per trattare ancora di guerra in Ucraina. Il compito della NATO è fornire supporto all'Ucraina e lo facciamo con moderne attrezzature militari, supporto finanziario, militare e anche umanitario. Sappiamo che esiste un legame molto stretto tra ciò che possono ottenere al tavolo delle trattative e la loro forza sul campo di battaglia. I paesi NATO, ha avvertito Stoltenberg, non riconosceranno come russo alcun territorio occupato illegalmente. Un messaggio a Mosca che, dice Stoltenberg, sposta truppe da Kiev per rifornimenti prima di concentrarsi sul Donbass.